3 incidenti sul lavoro nella giornata di martedì nel giro di poche ore. A Palestro, un operaio della Bernet, un'azienda farmaceutica lungo la provinciale 596, alle porte del paese, è rimasto ustionato. L'allarme è scattato poco prima delle 9. Il ferito, un uomo di 54 anni, ha riportato ustioni di secondo grado al volto, al collo e alle mani. Per i soccorsi sul posto sono intervenuti gli operatori di Areu in codice rosso e il soccorso in arrivo da Milano, che ha trasportato il ferito all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le ricostruzioni, l'operaio sarebbe stato investito da una fiammata mentre stava caricando delle polveri all'interno di un reattore. Presso l'azienda sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori di ATS per i controlli del caso. 2 altri incidenti sul lavoro sono avvenuti sempre martedì a Tromello e Vidigulfo. A Tromello è avvenuto poco dopo le 11 in una ditta specializzata in cuoio in via Garlasco. La vittima, un uomo di 43 anni, è rimasta ferita a un piede dopo la caduta di un muletto che stava per essere caricato su un camion. L'uomo, dopo le prime cure dei volontari del 118, è stato trasportato in codice verde con un trauma al piede all'ospedale civile di Vigevano. A Vidigulfo l'incidente ha riguardato una logistica in via Melegnano. Il ferito, un operaio di 54 anni, per dinamiche ancora da accertare. Le sue condizioni non destano preoccupazione.